All'Isola dei Famosi è l'ora della pace tra Francesca Cipriani e Amauris Perez dopo che i due si sono peccati durante l'ultima puntata del programma condotto da Alessia Marcuzzi. Come ovvio che sia, le dinamiche sull'isola sono molto volubili e le posizioni cambiano di giorno in giorno e come succede anche nella vita reale, si litiga e si fa pace in pochissimo tempo, in un cambio di umore che risente anche della stanchezza, del poco spazio vitale e di caratteri e modi di fare spesso lontanissimi l'una dall'altro. In questi anni gli spettatori del reality si sono appassionati a queste dinamiche e hanno imparato che a volte a grandissimi litigi fanno seguito improvvisi scoppi di pace. Ed è, appunto, quello che è successo tra Perez e la Cipriani che si è ritrovata obbligata a incontrare lo sportivo, che sta dormendo in una capanna isolata per 3 notti, per portargli il cibo della sera. Abbiamo fatto le frittelle, ha detto la showgirl, avvicinandosi all'uomo che l'ha prima ringraziata e si sono sciolti in un abbraccio, partito proprio da Perez. Questo abbraccio cos'è? È di pace? Ha chiesto la Cipriani. Di molta pace, le mie parole me le sono mangiate e sono tornato alle belle vecchie parole, ha risposto il pallanuotista. Ma guarda quanto sei più bello pure sorridente, che te possino. Ha chiuso la Cipriani. Ultime settimane di scontri quelle isolane, fatti di tensioni e stanchezza. I naufraghi hanno perso davvero tantissimo peso e le condizioni meteo quest'anno non sono riuscite a garantire quel minimo di serenità tale da condurli in maniera decente verso la finale dell'isola. In particolare, Francesca Cipriani è sempre stata sin dall'inizio insofferente alla mancanza di cibo e particolarmente volubile. Diversi giorni in cui ha chiesto l'intervento del dottore e ha reagito contro i suoi compagni di avventura, che tentavano di farle capire che tutti si trovavano nelle medesime condizioni. Chi se ne frega?